Qualche anno fa, durante le giornate della Scuola Medica Salernitana, abbiamo avuto il piacere di conoscere il professor Cesare Gridelli, un oncologo di grande fama. Durante quelle giornate fu insignito di un prestigioso premio alla carriera e ancora di premi parliamo. Il nostro governatore Vincenzo De Luca, in una delle sue dirette, lo ha pubblicamente ringraziato per averci reso nuovamente protagonisti di un'eccellenza campana. E abbiamo avuto a conferma delle eccellenze che abbiamo nella sanità campana un riconoscimento al professore Gridelli dell'ospedale Moscati di Avellino, che ha ricevuto un premio da una prestigiosa società degli Stati Uniti d'America come una delle eccellenze mondiali per l'oncologia geriatrica. Abbiamo raggiunto il professor Gridelli e gli abbiamo chiesto di raccontarci di questa bella esperienza. Prego, professore. Ciao Alessia, sì, ti devo dire che questo premio avuto dall'ASCO, dalla Memory Cancer Society of Clinical Oncology, è stato per me un grande onore e un grande piacere. Il premio è dedicato alla Geriatric Oncology, cioè all'oncologia geriatrica. L'ASCO ogni anno mette in realtà poi un paio di premi che vengono consegnati durante il congresso nazionale. Il congresso nazionale americano, quindi dalla Società Americana di Oncologia, prevede circa 40.000 partecipanti ogni anno da tutto il mondo. Questi premi in genere sono poi portati ad un livello molto importante dal punto di vista appunto della diffusione dell'informazione relativa all'argomento, perché sono dedicati a alcuni temi specifici dell'oncologia, in particolare al carcinoma della mammella, all'oncologia geriatrica, e vengono assegnati generalmente a persone che hanno contribuito in quel campo in modo significativo. Quest'anno purtroppo il premio verrà attribuito via web per i noti problemi legati alla pandemia. Generalmente questo congresso annuale veniva fatto a Chicago. È un peccato non poterci appunto andare a riceverlo di persona. Dicevo, il premio è assegnato a persone che hanno contribuito in quel settore specifico. In particolare il premio che si chiama Kennedy mi ha attribuito è relativo all'oncologia geriatrica. Questo perché? Perché in realtà nella prima metà degli anni 90, quando io giovanissimo mi accingevo all'inizio della mia professione, in realtà i tumori del polmone venivano trattati con una chemioterapia molto tossica a base di cisplatino, con dei risultati comunque molto deludenti. E in particolare con i pazienti anziani, che generalmente sono pazienti che hanno una serie di problematiche o comorbidità, una serie di altre patologie, per il timore della tossicità, per la mancata tolleranza al trattamento, non venivano proprio trattati. Veniva fatta la sola cosiddetta terapia di supporto, cioè la terapia per il dolore e per i vari sindromi. Lì, su questo argomento, sul trattamento dei tumori del polmone, mi appassionai e in particolare notai questa problematica degli anziani. E qui venne l'idea per la prima volta di fare uno studio dedicato ai pazienti anziani con tumore del polmone non a piccole cellule in fase avanzata, dove a quello che era la cosiddetta sola terapia di supporto, cioè in realtà niente dal punto di vista terapeutico, in realtà contrapponevo l'idea di fare una chemioterapia più soft, quindi non quella tossica a base di cisplatino, ma con un solo farmaco che era la vinorelbina. E in realtà per la prima volta in questo studio, uno studio nazionale fatto in collaborazione, quindi poi soprattutto espletato quando io ero all'Istituto Nazionale Tumori di Napoli, in realtà dimostrammo che anche una chemioterapia più soft dava dei benefici, migliorando la sopravvivenza di questi pazienti e soprattutto la qualità di vita. Poi da lì è stato un susseguirsi di studi che hanno portato poi ad aggiungere un secondo farmaco, quindi a provare delle dosi attenuate di quella terapia piuttosto con il platino, e quindi è stato tutto un percorso negli anni che poi hanno portato anche poi alla valutazione di terapie più moderne negli anziani, sempre con tumore del polmone, come i farmaci a bersaglio molecolare.
oppure fino ad oggi a parte quella che è l'immunoterapia. Quindi diciamo questo è stato un po' tutto il percorso professionale dedicato a questo argomento, con una serie di studi clinici e di partecipazione anche e l'organizzazione di Consensus Conference, dove riunivo le persone più importanti del mondo sull'argomento, a dare loro delle raccomandazioni sul trattamento di questo tipo di tumore in questa categoria di pazienti. E quindi diciamo, il premio Kennedy alla Geriatric Oncology dell'ASCO attribuito mi è stato proprio dato per questo mio percorso professionale.